Buonasera, eccovi collegati in diretta con lo stadio San Paolo di Napoli per la sfida calcistica tra il Napoli e i francesi del Paris Saint-Germain. È la gara di andata dei sedicesimi di finale della Coppa UEFA. Una partita chiave per il Napoli perché non è in gioco solo il destino europeo degli azzurri, ma probabilmente l'intero ciclo cominciato l'anno scorso con l'avvento di Claudio Ranieri sulla panchina partenopea. Subito la formazione del Paris Saint-Germain che ci viene proposta dalla regia, dove c'è Enzo De Pasquale, il portoghese Arthur Jorge. E questa è la risposta del Napoli di Ranieri. Galli, Ferrara, Crippa, Pari, Francini, Corradini, Mauro, Tern, Careca, Zola e Fonseca. Ranieri proprio ieri ha festeggiato i suoi 41 anni. È cominciata questa sfida e vediamo quanto e come batte il cuore azzurro del Napoli. Lascia rimbalzare Crippa, disturbando anche Fournier, prova ad aggirarlo, rischia, perde palla Fournier ed è Galli che rimedia a questa sbadataggine. Ha calciato Crippa, Zola schiaccia, poi Ferrara, Zola di prima per Fonseca, passaggio ostacolato. Zola credeva alla concessione di un calcio di punizione, invece ordinato. Arthur Jorge, 46enne, nato. La punizione per il Paris Saint-Germain, dice Assenmacher. E dunque deve sistemare il piazzamento dei compagni Giovanni Galli, anche se la palla è lontana dall'area del portiere pisano, 34enne, eccolo Giovanni Galli. Attenzione, c'è il gol al 16° minuto, davvero una prodezza. Ancora una volta la distrazione difensiva da parte del Napoli e Weah ha colpito, ancora lui, Georges Weah, capocannoniere del campionato francese. Palla all'interno destro, anticipato Francini. Weah, di prima intenzione, ha messo nel sacco, tiro imparabile per Galli. E partita in salita in un momento di grande difficoltà oggettiva per il Napoli. Zola, a destra c'è Ferrara, il tiro di Zola, sicuro l'intervento di Lama. Dalla grande distanza Weah, entrato in area anche Francini per sfruttare la sua capacità nel gioco aereo. Zola, e per poco il Napoli pareggia. Non pareggia, ma c'è una deviazione. Non è riuscito Crippa, proprio sotto misura. Rivediamo l'interno destro di Zola, molto morbido. Si getta e sfiora Crippa. E poi forse Weah addirittura è andato ad alzare. A turno Careca e Fonseca arretrano. Aggancio splendido di Fonseca, che poi va giù in area di rigore. Tutto regolare per Assenmacher. Weah, il pericolo è Guerin, sbaglia. E questo rinvio di Ferrara è abbastanza emblematico anche dell'affanno psicologico del Napoli. C'è soddisfazione naturalmente, se ci viene consentita l'espressione, quello del Napoli. Tern, il destro, controlla la traiettoria e poi 292 quando fu sconfitto proprio dal Lens. La tenacia di Crippa, che deve comunque concedere il calcio d'angolo. Molto veloce Ginola, David Ginola, 25enne, ha messo a segno 3 gol in campionato. La panchina del Napoli.
10 minuti alla fine del primo tempo, ma il Paris Saint-Germain è già in vantaggio, è in attacco su questo calcio d'angolo, ancora Weah e c'è il raddoppio, spietato Georges Weah. Incredibile, nuovamente su tiro franco, stavolta dalla bandierina, Georges Weah esulta perché sa che a questo punto la qualificazione è più che ipotecata, non sa capacitarsi Galli di come venga consentita tanta libertà d'azione dentro l'area di rigore. È ancora in ritardo i marcatori difensivi, prima di piede e poi di testa Georges Weah. 2-0 per il Paris Saint-Germain. Mi sembra di poter dire che questo risultato è ampiamente meritato. Perfetto lo stacco, assoluta la precisione di questo colpo di testa. Ora il tiro di Careca, che resta a terra, sconfortato a questo punto Ranieri. A terra Careca, è un po' tutto il Napoli. Che non vale soltanto per la Coppa UEFA. Guerin, schema le coppe europee. Si ferma Zola, può colpire con il suo destro. Zola vicino al bersaglio, si è tuffato Lama. Coco cambia con precisione Tern per Zola, il numero di Zola, entra in area Zola, scarica il destro, non c'è la presa di Lama che concede il calcio d'angolo, ma almeno un guizzo per la doppietta di Georges Weah al 15esimo, al 35esimo. Primo piano per Claudio Ranieri e io cedo la linea per un minuto a Salvatore Biazzo. Ecco, sentiamo subito la voce della società dalle cessioni. Tra l'altro il presidente Ferlaino, e comincia il secondo tempo, aveva anche offerto a Ranieri dei rinforzi sul mercato autunnale che il tecnico del Napoli ha rifiutato, preferendo insistere sullo stesso sul calcio piazzato. Questa chance per il Napoli, sulla palla c'è Zola, si allontana Fonseca, Lama, portiere del Paris Saint-Germain, tre uomini in barriera per la squadra francese. Direttamente a rete Zola, Lama, calcio d'angolo. Ginola a vuoto, Mauro Ginola, il sinistro, e il Paris Saint-Germain già in vantaggio di due gol. Insiste, sempre molto lucido, sembra un po' la fotocopia della partita di domenica scorsa Udine. Attenzione ora a questo attacco, Careca! Non va Careca con questo suo destro. Al 18esimo minuto, Careca. Ecco il passaggio di Fonseca, tenta di sorprendere la macca, Careca non è stato fortunato. Ancora tanta energia e velocità, Ginola, grande scatto. Era stato surclassato letteralmente Francini da Ginola. Mauro, buon numero. Stavolta è preciso il passaggio. Zola, a sinistra c'è Tern. Lo vede Zola, Tern, in area Fonseca. Il cross di Tern, Lama, padrone della propria area di rigore. E poi accennano a reazione Lama nei confronti di Careca. Sostiene di aver subito una gomitata a Lama. Pari. Ecco lo schema, Fonseca. Il tuffo di Lama, ma uno dei migliori in questo Napoli in crisi. Fonseca. Pali. Parlano di Calderaro con numero 15. E intanto c'è una prodezza di Lama. In una squadra ben organizzata, anche un portiere che conferma quanto di buono si dice sul suo conto. Ecco Zola, guardate dove è andato a deviare Lama. Davvero una prodezza. Ancora il Napoli, ma ancora Lama. Policano riesce a pescare Careca, tiro deviato.
e non riesce questa deviazione sotto misura a Ferrara tra due settimane. Ed ora Assenmacher pone fine a questo confronto nella gara di andata dei sedicesimi di finale della Coppa UEFA allo stadio San Paolo di Napoli. Il Paris Saint-Germain ha battuto il Napoli per 2-0. I fischi del pubblico sottolineano questo risultato che porta la firma di Georges Weah, che ha segnato al 15° e al 35° del primo tempo. Linea a Salvatore Biazzo. Ecco, speriamo di riuscire ad avere qualche dichiarazione. Zola, è andata benissimo nonostante una tua buona prestazione individuale. Ma qua non contano le prestazioni individuali, qua che conta... cosa non ha funzionato, scusa? Non lo so. Ecco, cerchiamo di... Ciro Ferrara, scusami, che cosa non ha funzionato? Biazzo, ti pare che posso discutere adesso di che cosa non ha funzionato? Scusa, mi pare una battuta, siamo in diretta, eh. Ranieri, può commentare questa sconfitta? Che c'è, non c'è nulla da commentare.